amicone belle e amicone belli, eccomi qui. Sono in aperta campagna oggi per raccogliere le olive. Guardate qua, che belle olive. Questo è il periodo di raccoglierle. Siamo quasi alla fine di settembre, quindi si possono raccogliere per fare le olive schiacciate e in salamoia. Ok, io questo video l'avevo fatto l'anno scorso, ma lo ripeto per i nuovi iscritti. E per i nuovi iscritti gli do il benvenuto al mio canale. Col cuore. E allora, amicone belle, raccogliamo le olive e andiamo a fare queste olive in salamoia. Vi faccio vedere come si raccolgono. E allora, sempre rispettando l'albero, rispettiamo l'ambiente, rispettiamo tutto. Prendiamo le olive e le vado a tirare fuori così, con le manine, così, senza rompere i rami. Dopodiché li vado a mettere nel mio panaro, nel mio cesto di vimini. Ecco qua, guardate qui, e lo vado a riempire. Ed ecco qui, cari amicone belle, con queste per oggi ho terminato di raccogliere le olive e adesso ci vediamo a casa per il prossimo step. E andando, voglio ringraziare il mio amicone bello che mi ha invitato a venire qui nella sua cabagna a raccogliere le olive. Vuole rimanere anonimo e anonimo sia. Ciao, amico anonimo. Ciao amicone belle, ciao Giuseppe. Eccomi qui, cari amicone belle, amicone belle, sono arrivata a casa dopo avermi dato una bella rinfrescata perché 35 gradi e ancora fa caldo qua in Sicilia. Oggi ne abbiamo quanti? 22 settembre 2021. Ho raccolto queste belle olive, sempre ringraziando il mio amico Giuseppe. E 35 gradi di caldo, quindi mi sono dovuta dare una rinfrescata. Allora, andiamo al prossimo step, va bene? Quindi con queste olive che ho raccolto farò sia le olive schiacciate, che vi farò vedere come schiacciarle. Se vedete, mi sono messa in tenuta, questa è un bavaglino che me la sono fatta regalare dalla mia parrucchiera e quindi me la metto come bavaglio perché poi mi andrò a sporcarmi tutto, no? Ora vi faccio vedere come farò il bancone per non fare sì che si impiastra tutto, va bene? E poi ho preparato una bottiglia che metterò le olive intere dentro la bottiglia in acqua in salamoia. Quindi farò due video diversi. Prima, questo video l'ho fatto l'anno scorso, qualcuno mi ha scritto che nella plastica non va bene, ok? Però io mi faccio una domanda, mi do una risposta, mi faccio una domanda retorica. Se nelle bottiglie di plastica, dipende dalla plastica, non è una plastica qualsiasi, è una bottiglia di acqua, quindi se ci va l'acqua vuol dire che la plastica è buona. Non so, vorrei fare tipo qualche esempio: succhi di frutta nelle bottiglie di plastica, le bibite senza fare nome nelle bottiglie di plastica. Quindi io userò una bottiglia semplice di acqua e andrò a mettere le olive e l'acqua in salamoia nelle bottiglie di plastica, va bene? Ok? Quindi non scrivetemi che la bottiglia di plastica non va bene. Se avete dei vasi, fatelo voi in qualsiasi contenitore. A me mi viene comoda la bottiglia di plastica e la faccio questa. Chiudendola bene, poi si formerà un gas che vi farò vedere. Ce l'ho qui. Ed eccola qui, quella dell'anno scorso. E poi vi farò vedere, una volta che la apro, uscirà il gas. E le olive sono buonissime. Questo ve lo faccio vedere alla fine, quando le olive li vado a mettere nella bottiglia. Ora vi farò vedere passo passo il procedimento. Intanto andiamo a lavare le olive. Bene, dopo aver lavato le olive, andiamo dall'altra parte. Prossimo step.
abbiamo lavato le olive, fino a qui ci siamo. Allora, passiamo al prossimo step. Per prima cosa, mentre ho le mani bagnate, occorre un paio di guanti, qualsiasi colore va bene, una mattonella, una pietra, quello che volete voi, quello che volete, un tagliere e un pesto a pistola, va bene? Questo per schiacciare le olive. Però, onde evitare che mi si sporca tutto il bancone, io lo bagno con un panno umido, dopodiché, mentre ho le mani bagnate, vado a prendere la pellicola trasparente e me lo vado ad ingrattare. Si sporcherà lo stesso, ma non è la stessa cosa di andarlo proprio, come si dice da noi, a zelare, cioè a sporcare di grasso, perché le olive butteranno il loro olio e il loro grasso. Quindi evitiamo di sporcare troppo. Ecco qua. Bagnate il tavolo, bagnate il bancone dove voi ci volete mettere e tenete. Ecco qua, la pellicola si è attaccata nel bancone, vedete? Non viene via. Oh. Dopodiché, prendo la pietra, è un pezzo di marmo, è un pezzo di botticino, io questo bistecca e comincio. Ah! Comincio, sono dimenticato. Mi asciugo bene le mani. E mi vado a mettere i guanti perché le mani diventeranno nere. Allora, questo è il periodo per fare le olive in salamoia, quelle verdi, non quelle nere, ancora quelle nere non sono pronte. Quelle nere saranno pronte fine di ottobre, prima di novembre, quando sono belle piene d'olio. Mentre queste sono ancora acerbi, queste olive qui sono acerbe, sono belle dure. E queste qui si devono fare questo periodo, da metà settembre in poi, va bene? E allora dopo questo vado a mettere le olivucce e mi vado a un colpettino, senza rompere il nocciolo, andare a schiacciare, se si vede adesso, vedete, ho schiacciato l'oliva e lascio il nocciolo dentro, io non li tolgo i noccioli, va bene? E allora e vado a mettere le olive qua dentro. Allora, in salamoia si possono fare sia intere, sane, no, sia schiacciate. Queste sono schiacciate, guardate, ci sono anche ancora i noccioli. Se volete potete togliere il nocciolo, io non lo tolgo. Anche quando li vado a comprare ci sono i noccioli, quindi io non li tolgo, va bene? Ora vi faccio vedere due tipi di salamoia. Allora, uno andrà in bottiglia con le olive intere. Perché intere? Perché intere durano di più. Possono durare dai 2 ai 3 anni dentro la salamoia e rimangono sempre dure, sempre intatte. Mentre quelle schiacciate durano all'incirca un anno, ok? Quindi queste si mangiano prima e queste si mangiano dopo, cioè nel senso che durano di più. Dopo sei mesi dalla salamoia si possono consumare. Però se io ne faccio un bel po' nella dispensa, non è che le mangio tutte in una volta in 6 mesi, no? Si possono mangiare nell'arco di tutti i mesi, va bene? Questi durano anche 2-3 anni, mentre questi qua un annetto, dai, un anno e più durano, ma questi durano di più col noccio. Passiamo alla prima ricettuzza con le olive schiacciate in salamoia con l'aceto, ok? Adesso vi do le dosi. Io uso un contenitore, questo contenitore dei pasticceri, amici pasticceri, voi riconoscete questo secchiello che c'era là. Cioccolata, ok? C'era un altro bidone grande che me l'ha regalato il mio amico Federico di Barafranca Dolce Vita. Sei passato da Barafranca, quadrata cannata, fermatevi prima dei carabinieri,
entrate lì, consumate qualcosa e poi dite se vi regala un secchiello, quello di lì regala. Quindi un secchiello di alimenti, ok? Alimenti. Quindi posso fare le olive, inizia la porta, qua dentro. Allora, vado a prendere le olive, che ho già lavato precedentemente, schiacciate e rilavate. E li vado a mettere qua dentro, così. Riempio il secchio, tolgo la foglia, mi è caduta un'oliva, sì, è caduta l'oliva, ah no, giusto, sembrava che era caduta un'olivetta. Allora, vado a riempire il cestello, quando basta ovviamente, se voi volete potete fare i vasi di vetro, quello che trovate a casa, quello che vi fa più comodo, anche nelle bottiglie di plastica, come volete voi. Allora, guardate qui. Quest'acqua scura è l'olio che ha buttato le olive, va bene? Quindi metto di lato, metto di lato. Ho mi cade dall'altra parte, ok. Tolgo dall'inquadratura, ecco, l'ho ordinato, no? E allora, arrivato a questo punto, mie care, mi una bella, metto la bolla, vado a versare 100 grammi di sale, 100 grammi di aceto di vino bianco, e 100 grammi di olio di girasole. Ok, io in questa salamoia io vado a mettere delle foglioline di alloro e del peperoncino, ok? Quindi vado a mettere un litro di acqua. Ok. Quello che vi voglio spiegare, qui non è importante la quantità delle olive, può essere un chilo, può essere mezzo chilo, può essere 2 kg, 3 kg, 4 kg, avete capito, no? L'importante è la salamoia, un litro di acqua, 100 g di sale, 100 g di aceto, 100 g di olio, ok? Un chilo, 100, 100 e 100. Poi le foglie, se lo volete fare con l'aceto, se non lo volete fare con l'aceto, solo 100 g di sale e un litro di acqua. Sciogliete il tutto, bene bene, e mi vado a mettere la quantità, quest'acqua qua dentro, il vaso, così. Ecco, giro bene bene. E voilà, sembra fatta apposta. Visto? E allora, le foglie di alloro, il peperoncino. Se ci è arrivato a questo punto, cari amici, com'è bello, mi siete mangiati. E allora, arrivato a questo punto, io dovrei mettere il coperchio. Ma se vado a mettere il coperchio, essendo che le olive vengono sempre a galla, io mi vado a mettere la pellicola trasparente. Dopodiché metterò il coperchio. Questo qui non vado a cambiare l'acqua ogni 24 ore. Questo qui rimane così per circa 6 mesi. E ci vediamo fra 6 mesi. Voi dite, no? Adesso, ecco qua, mi assicuro che la pellicola è aderente alle olive, così vedete non c'è aria, non c'è niente, così. Dopodiché coperchio, copro, mettiamo la data di oggi, 22 settembre 2021, e li mettiamo in dispensa, possibilmente allo sgabuzzino, nel garage, al buio, vedete voi, ok? Quindi questo qui, non apriteli, perché ora dentro si formerà un gas, va bene? Si gonfierà il coperchio, assicuratevi se scoppia, ogni tanto andatelo a guardare, se si dovrebbe aprire, voi lo richiudete, va bene? Quindi, fuori uno. E questa è un'idea per farvi le olive in salamoia schiacciata. Adesso quelli nella bottiglia, le olive già lavate li vado a versare dentro la bottiglia, così, e ne vado a riempire tutta la bottiglia.
Ecco qui, cari amici, una belle. Ho messo dentro la bottiglia le olive, ok? Adesso facciamo la salamoia. Allora, prendo un litro di acqua e 100 g di sale. Qualcuno mi ha scritto dicendo che le olive gli sono venute salate. Non lo so, a me vengono precise, cioè nel gusto in cui devono essere, ma nel caso... nel caso, cara amica una bella, dovrebbero risultare salate, non vi preoccupate. Quando aprite la bottiglia, li mettete a bagno con l'acqua senza sale, così li fate un pochettino dissalare, come si fa quando si fanno i capperi sotto sale. Si mettono nell'acqua, bagno, si cambia l'acqua, così si addolciscono un pochettino. Non mi viene però la parola. Ok, vado a sciogliere l'acqua col sale. Prendo un imbuto e mi vado a riempire la bottiglia. Ecco qua. Ok, ci siamo. Prendo il tappo e vado a chiudere bene 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 la bottiglia. Ok, chiusa. Bottiglia chiusa, bottiglia sistemata. E questo è il risultato finale. Saranno pronte dopo 6 mesi, va bene? Passeranno poi 5-6 mesi, le olive saranno pronte. Volete vedere l'assaggino? Certo, ve la faccio vedere perché ho le olive dell'anno scorso che ho fatto sempre in salamoia e ve li faccio vedere il risultato subito sotto. E questo è il risultato dell'anno scorso, vedete? Allora, questi li ho fatti adesso e questi dell'anno scorso, guardate la differenza, eh? Questa bottiglia è dura perché c'è il gas, questa invece ancora è molle, ok? Quindi questa va messa in dispensa al buio possibilmente e fra 6 mesi si può consumare. Queste sono passate un anno che l'ho fatto l'anno scorso, quindi andiamo a vedere come una volta pronte le olive si possono condire e come si possono servire. Questo poi lo lascio a voi il piacere, no? Perché poi con le olive si può fare tante cose. Quindi andiamo a aprire la bottiglia piano piano perché uscirà del gas. Gas. Vediamo, se vi faccio sentire il rumore. Perfetto. Ecco qua, è uscito il gas, normale, sta facendo le bollicine, se vedete sta facendo delle bollicine ed è normale, stanno salendo delle bollicine. Guardate qua, schiuma, bollicine, la bottiglia in poche parole sta friggendo. Guardate la bottiglia come frigge, eh? Queste sono le bollicine ed è normale. Una volta aperta la bottiglia, le olive scendono e non scendono, no? Scendono quelle che scendono. Allora, facciamo una cosa, chiudo la bottiglia, attenzione a non farvi male, prendete andate a ruotare la bottiglia in un contenitore che poi metterete il coperchio. Ecco, così. Ovviamente questo ormai si butta. E allora, arrivato a questo punto, io lascio la salamoia, gliela lascio dentro, perché io prenderò le olive che mi servono. Se ho ospiti, voglio fare una piccola antipastino, io vado a prendere le olive che io devo, che mi servono, ok? Quindi mi vado a prendere quando cubino, quando basta. Ok, penso che queste, per fare la dimostrazione, vanno bene. Intanto faccio vedere, sono duri. Vabbè, non si apre. Prendo il coltello e vi faccio vedere che dall'anno scorso qui come sono duri. Guardate la polpa, ancora è dura. Assaggino, buonissimo. Non è neanche salato. Guardate qui. Si sente un po' il gusto
un pochino dell'amaro, ma ci sta, ci sta. Buona, buona, buona. Con questi qui che faccio? Io vado a mettere il coperchio e me li vado a tenere nel frigo. Voi magari li mettete nei vasetti, mettetelo dove volete, che sono ben chiusi. Ok? Andiamo dall'altra parte e vi faccio vedere come preparare una piccola giardiniera con le verdure crude, perché si può fare anche con le verdure cotte al dente, no? Ma questa volta ve li faccio crude. Andiamo dall'altra parte. Allora, li potete lasciare interi, sono poi gusti personali, li potete lasciare interi col nocciolo oppure li potete snocciolare, se vi piace, se li volete snocciolare, si possono anche snocciolare. Guardate qua, l'oliva rimane intera, è snocciolata, quindi rimane bella intera intatta, sempre a piacere vostro, oppure parere mio, piacere mio, io gli vado a dare una schiacciatina, così, appena appena, guardate, così, e lascio il nocciolo, io glielo lascio il nocciolo, va bene? Sono proprio gusti personali, va bene? Ecco, li schiaccio perché? Perché quando li vado a condire, che gli metto un po' di aceto, un po' di olio, si inzuppano anche dentro, va bene? Quindi finisco di... non schizzano. Allora, dopo aver schiacciato le olive, passiamo alle verdure. Allora, io ho preparato già del gambo di sedano, già l'ho lavato, vedete, è già ben lavato, tranquilli che è ben lavato. Mi vado a tagliare del sedano, ho già sbucciato le carote, già lavato, del peperoncino e del finocchio, ho già lavato e tagliato, ecco qua. Questo per quanto riguarda le verdure crude, ok? Crude, come se fosse un'insalatina, va bene? Quindi partiamo con le carotine. Allora, scusate, devo mettere gli occhialini. Allora, mi vado a tagliare le carote. Lasciamo le foglioline magari intere, va bene? Per la decorazione. Metterò anche del peperoncino che ho già lavato. A piacere, a me piace. Quindi vado a mettere del peperoncino. È arrivato a questo punto, guardate che bei colori che ci sono qua dentro. Guardate qui. Le olive sono diventate belle colorate. E allora a questo punto io vado a mettere dell'olio di oliva. Olio di oliva. È abbondante, non vi preoccupate. Così, olio d'oliva. Allora vado a mettere qualche cucchiaio di aceto, poi questo sempre come piace a voi, in base sempre ai vostri gusti. Se vi piace acetoso, meno acetoso, se vi piace, non vi preoccupate. Vado a mettere, se vi piace, uno spicchio d'aglio, così lo schiacciate e glielo mettete. Basta, per fare profumo, via. Un pizzico di sale, perché abbiamo messo le verdure crude, quindi vado a condire le verdure, va bene? Non vi preoccupate. Ecco, così. Dopodiché vado a girare questo ben di Dio. Ecco. Il profumo è spettacolare. Mettiamo un po' di origano, se vi piace. Ecco qui. O qualche foglia di menduccia, perché so che molti mettono la menduccia, mia mamma non lo metteva e neanche mio papà. Quindi, se vi piace di mettere la menduccia, mettetela pure. Vediamo, 1, 2, 3 foglioline, 4 foglioline, gliela metto, va bene? Così facciamo contenti un po' tutti. Ecco qua. E il piatto è pronto. Se questo lo preparate il giorno prima, per il giorno dopo, se avete gli invitati o anche voi ve li dovete mangiare, preparate il giorno prima e il giorno dopo sarà
saranno meravigliose. Andiamo a fare il piatto e l'assaggino. Ecco qui, e andiamo a fare il piatto di portata da mettere a tavola. Guardate che bei colori, guardate che bella. Ecco qui, e farete una bella figura. Avete una giardiniera sempre fresca. Eccola qui, e voilà, bei colori, E allora completiamo il piatto con un pochettino di olio sopra, se vi piace, che l'olio fa sempre bene. Ecco, qualche fogliolina di sedano, un po' di melluccia, un filino di origano, finire, e il piatto è pronto. E voilà, la giardiniera è pronta. Con questo video oggi ho terminato il primo video delle olive. Quindi, se vi è piaciuto questo video, cari amiconi belle e amiconi belli, condividete, mettete un bel like, se non vi è piaciuto fa lo stesso, come sempre, e se non siete iscritti a questo canale iscrivetevi, condivideteli, attivate la campanella così che vi arriverà la prossima notifica del prossimo video. Prima di fare l'assaggino permettetemi di ringraziare a tutti voi, tutti. Allora, prima di questo video ho pubblicato il video dei ringraziamenti per le condoglianze che mi avete fatto, per i messaggi, i like, le visualizzazioni, le telefonate che mi avete fatto. Allora, io ringrazio ai 39.611 iscritti, che vi siete iscritti. Ringrazio ai 16.796 fino ad oggi, che ne abbiamo, 22 di settembre 2021. Ringrazio i 16.796 che avete guardato il video precedente. Ringrazio i 1.070 like e i 498 messaggi che mi avete inviato. Aspetta, leggendo qui, contro luce non si vede, comunque fidatevi, andate a controllare. Quindi, amicone belle, amicone belle, io vi ringrazio del conforto, dell'amore che mi avete mostrato, dell'affetto che mi avete dato, e continuate a darmi. So che molte come me, non sono l'unica in questo mondo che ho perso un genitore, io ho perso tutti e due, non sono sola, so che tanti di voi soffrite per questa mancanza e condividiamo questo dolore. Quindi, amicone belle, un bacio a tutti voi e andiamo a fare l'assaggino. Certo, se questo qui lo facciamo domani, cioè li mangiamo domani, sono ancora molto molto più buoni. La croccantezza della carota è buonissima, poi c'è il sedano, buono. E mo andiamo a assaggiare l'olivetta con la foglia di menduccia. Vabbè. Il nocciolo ci può stare, se volete li potete togliere, fate voi. Amicone belle, ci vediamo alla prossima video, con le mani ne mangia meglio, alla prossima video ricetta. Finiamo col cuore.